Se riaprire vuol dire diciamo, tornare tutti in presenza e trovare gli stessi problemi di prima, soprattutto quelli legati al fuori dalla scuola, evidentemente faremo un passo falso. Riportare i ragazzi in classe è un obiettivo che tutto il sistema scolastico deve perseguire, non ha dubbi la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, abbrodata ad un ruolo tanto caro a lei dopo un incarico al MIUR di Roma. Occorre farlo, però, ribadisce con forza, con realismo e questa volta con un piano ben preciso. In questo mese e mezzo, quello che sarà, vedremo, insomma, bisognerà lavorare proprio su quello che ha funzionato meno, sui punti critici. Ripartenza in presenza, ma in una logica di gradualità e sempre con l'occhio puntato agli indici epidemiologici che rimangono il faro che deve guidare ogni scelta del governo. Ad oggi in Veneto, dalla ripresa dell'attività scolastica, sono stati chiusi per micro focolai soltanto alcuni plessi. Il contact tracing ha dato segni di difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo. I ragazzi hanno dato prova di grande maturità, ha sottolineato Palumbo dal suo ufficio veneziano dopo gli ultimi incontri proprio con i presidenti delle consulte studentesche del Veneto che in questi giorni hanno manifestato. Noi pensavamo che nel nostro mondo, diciamo, avanzato, civilizzato, il diritto all'istruzione fosse qualcosa di acquisito, no? Di scontato. E invece questi eventi ci stanno dimostrando che ci dobbiamo a volte conquistare anche diritti, riconquistare diritti che diamo per scontati. Quindi grande ammirazione e rispetto per queste manifestazioni.